Allora, diretta a sorpresa, perché sono arrivati dei nuovi vinili e quindi volevo fare un po' un unboxing in questa maniera. Allora, prima di tutto volevo dire che di recente è scomparso Peter Green, storico chitarrista dei primissimi Fleetwood Mac, uno dei miei chitarristi in assoluto preferiti, e era stato pubblicato tempo fa questo Live 1968 volume 1, ok? Fantastico, perché facevano del blues revival strepitoso, mi piacevano molto. Adesso è uscito i Fleetwood Mac Live volume 2 1970. Lo apriamo, ci sono delle versioni, diciamo è il canto dei cigno di Peter Green insieme ai Fleetwood Mac, perché poi se n'è andato, quindi apriamo. Purtroppo bisogna togliere la plastica, perché si apre in tre parti questo disco e quindi non puoi ascoltare i dischi se non togli la plastica, perché io la plastica la lascio sempre nei dischi. Chiaramente salverò l'etichetta e la metterò dentro, perché è sempre importante. Allora, ciao ragazzi, buongiorno. Gli australiani Go-Between, te le ricordi? Sì, mi ricordo gli australiani Go-Between. Ecco fatto. Apriamo il disco e guardate, è un triplo album di musica dal vivo. Fortunatamente il ritorno del vinile fa sì che stampino di nuovo queste cose. Allora, io vorrei ascoltare, ad esempio, da questo primo disco. Allora, vediamo un po' da questo primo disco, ascoltare un attimino, proprio perché non posso far ascoltare, proprio un accenno del brano The Green Manalishi. The Green Manalishi è il brano più, diciamo, scatenato di Fleetwood Mac. Inizia con una chitarra, perlomeno, ecco, questi sono le sonorità di Peter Green che io amo, la follia, ma poi si scatena il brano. Che versione è? Ah no, ho sbagliato, dicevo, non è mica questo Green Manalishi, ho sbagliato traccia, ecco Green Manalishi, perché c'ho, ma non è mica così Green Manalishi. Questo Green Manalishi. Poi invece giriamo il disco, perché grande successo, non l'ho mai sentita dal vivo, dai Fleetwood Mac, Albatross fu un brano diciamo totalmente strumentale, che arrivò primo in classifica in Inghilterra. Eccolo qua, sentite un po' di Albatross. Poi la chitarra diventa ancora più dolce, è tutta... Ecco, questo è Albatross. Ho preso contro il microfono, perché è la prima volta che faccio questo esperimento, quindi... Ma vediamo ancora cosa c'è in questo disco di Peter Green e dei Fleetwood Mac. Ragazzi, quello che è stato uno dei loro più grandi successi, questo era Peter Green, eccolo qua. Quello che è stato uno dei più grandi successi dei Fleetwood Mac, peraltro ripreso, copiato, plagiato da Pink. No, era un altro quello plagiato da Pink, aveva plagiato un pezzo degli Spirits, sto facendo confusione. Comunque questo è un pezzo molto famoso, vediamo se è questo il disco. Oh, mamma mia, che pezzi. Qui non c'è, però, è nell'altro disco, però vi faccio ascoltare da qui. Vi faccio You Need Love, che ne so, You Need Love. Sentite che è un demo questo. Ci sono delle rarità, sentite che roba. Thank you.
sentire la voce del mio, perché non ho atterrato su, non si sentiva la mia voce. Questo diceva uno dei brani di più grande successo di Fleetwood Mac, Oh Well, perché sto passando al mixer. Io sono sempre considerato che le dirette le faccio al volo e quindi non si sente quando parli. Sì, sì, ma adesso si sente, ok. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Ecco, questo è Oh Well, Oh Well. Poi sempre da questo triplo album, Rattlesnake è un brano storico di Peter Green, scritto a Peter Green, che è molto scatenato. Qui c'è una versione che dura l'intera mezza facciata, quindi durerà minimo 10 minuti questa versione. Sentiamo un po'. Perché poi, fra l'altro, in questi brani dal vivo, diciamo, c'era molta libertà di sfogare la propria chitarra, eccetera. Oh no, Coming Your Way. Coming Your Way, anche questo dura metà facciata. Coming Your Way era un brano che mi piaceva moltissimo, dall'album Then Play On. Quindi non so se è un disco uscito dal Record Store Day, non lo so. Bellissima Albatros, lo so. Il problema dei vinili oggi comunque vengono incisi da digitale. No, perché questi qui sono dischi analogici, quindi non credo. Hai visto il video di Peter? No, non l'ho visto, Mr. X. Sembra un ragazzino e i baracconi in mezzo ai tuoi vinili. Esatto. Allora, quindi ti dico, sentiamo Coming Your Way, che era nell'album Then Play On, l'album che io preferisco in assoluto di Fleetwood Mac. Coming Your Way, Fleetwood Mac, ragazzi. Nicola, scrivi, Nicola Mane dice, ho sempre reputato i Fleetwood Mac commerciali con Rumours, ma che sorpresa oggi, l'ho acquisto di sicuro. Ma sai, tutti gli album dei Fleetwood Mac fino al 1970 sono così, e sono capolavori. Devi prendere gli album dove c'era Peter Green come chitarrista, e sono dei capolavori, tutti, tutti. Poi chiaramente questi dal vivo... è uscito questa chicca di Before the Beginning, cioè che per loro Before the Beginning vuol dire che è sbagliato il titolo Before the Beginning, perché non è prima dell'inizio, perché l'industria musicale crede che i Fleetwood Mac siano nati con Rumours, un album che ha venduto milioni e milioni di copie. In realtà i Fleetwood Mac c'erano prima, e i Fleetwood di prima erano io Rumours, cioè Don't Stop Thinking About Tomorrow, brano famosissimo, però insomma, ragazzi, questi sono i Fleetwood Mac. Questi due album, Before the Beginning, dal vivo, fantastici, ok? Sono sei dischi in totale. Poi ci sono usciti due album, ristampati due album di Simon e Garfunkel, ok? Tappetino sul Piaggio, Rain Against the Machine Top. Lo so. Maneggi dischi con estrema felicità, siamo un bambino. Sai, io ho maneggiato
Bellissima la cover del tuo cellulare, no, non rischi di smarrirlo? Sì, me l'ha appena regalata, cioè appena l'ho fatta comprare, cioè la devo pagare la, perché ho rotto la mia. Robby, allora, che epoca, anche la musica era trasgressiva, è vero. Peter Grim Top. Allora, io maneggio i dischi perché? Perché i dischi. I dischi sono il mio pane, cioè io per una vita, cioè la differenza tra i dischi e il file è che il disco te lo devi andare a cercare, leggi, cioè in un file non c'è tutta questa roba che c'è scritto dietro, questa è una delle copertine più semplici, leggi, cos'è? The sound of silence and the people below and played the neon good and made and the sign flashed out the warning and the word was forming. And the sign is said, the words are prophets, eccetera, eccetera. Cioè, le cose che dicono, chi ha fatto la copertina. Questo è un disco del 1965, cavolo, hai capito? Quindi, sì, mi è piaciuto Terrasini, nel 65. E loro no, erano ancora sconosciuti perché Sound of Silence ebbe successo grazie al film Il Laureato. E quindi, ragazzi... Poi sono pesanti questi dischi, sono fatti bene, della Columbia addirittura questo, vedi? E il disco si apriva con queste inconfondibili note. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Questo era Sound of Silence, che tutti conoscono, un capolavoro che loro scrissero nel 65 e inciso nel 65, anzi l'hanno scritta prima. E poi qui c'è ad esempio anche, fammi vedere, I Am a Rock, oh, April Come She Will. Anche questo era nella colonna sonora di Sound of del Laureato. April Come She Will. Sentite la dolcezza, eh? Non... Streams are ripe and swelled with rain. May she will stay. Incredibile. April Come She Will. Sound of Silence sono brani Simon Garfunkel, sono strepitosi. Allora, poi, fra l'altro, cosa che fanno gli stranieri, che non fanno gli italiani, è questa. Mettono dentro una tesserina di modo che tu entri nel sito, digiti il codice che c'è sulla tesserina e ti scarichi la musica liquida. Quindi te la puoi mettere anche nell'iPad, nell'iPod, nella chiavetta in macchina, dappertutto. Ristampare vinili, un vinile praticamente introvabile in Picture Disc, non mi sembra una buona strategia, perché su eBay quelli che posseggono la prima stampa se ne approfitteranno vendendo le prezzi esorbitanti, come ad esempio il portafoglio dei Cure. Ho capito, però la cover italiana era cantata da Dino, è vero. Fleetwood Mac con Peter Green, queste registrazioni del 1970 fanno seguito all'uscita del volume 1 che includeva anche la registrazione del 68, contenente musica risalente negli anni 68 e 70, scoperte per più caso negli Stati Uniti. Le registrazioni sono state certificate come appartenenti alla band da autentiche e da esperti del settore. Gli stessi Fleetwood Mac hanno dato piena approvazione alla pubblicazione. Esatto. Quindi hai mai intervistato Tom e Jerry, Simon e Garfunkel? Sì, perché Simon e Garfunkel si chiamavano Tom e Jerry. Ho intervistato Paul Simon. Sai che credo di aver intervistato anche Art Garfunkel? Perlomeno l'ho avuto ospite, ha avuto la voce. Non mi ricordo, ragazzi, ho intervistato tanti che... Comunque, dicevo, la tesserina è importante perché ti scarichi la musica liquida. Quindi alla fine tu hai il vinile, anche se non hai un giradischi, intanto prenditi i vinili, poi ti comprerai un giradischi. Io ho fatto vedere prima uno, ha detto, ti intendi di Hi-Fi? Ho fatto vedere che sono andato da Lega, Hi-Fi Center, quello di Faenza, Forlì, chiedete a lui e ho fatto vedere che con poco si può avere anche un buon giradischi con un buon impianto e sicuramente senti meglio, ma soprattutto ti abitui a sentire musica, che è una roba diversa, perché ad ascoltare musica, perché la musica la senti, la musica liquida la senti, ma non l'ascolti. La musica va ascoltata, ti scegli un disco
e lo metti su. Ad esempio, in questo album, cosa c'è in questo album che ti posso far ascoltare? Ah, per cavolo, di che cosa stiamo parlando? Ecco, vedete, apri il disco e ti esce, la prima cosa che ti esce è questo tesserino, eccolo qua, con il codice ti scarichi la musica da internet e te la metti dove vuoi e ce l'hai gratis, chiaramente hai già comprato il disco. Comunque, questo album dei Simon & Garfunkel, da questo album ascoltiamo questo, poi dopo quell'altro, ascoltiamo dopo. 1, 2, 3, America ad esempio, America, 1, 2, 3, America, eccola qua, America. Why don't we stop fooling ourselves? The game is over, over, over. In a very short time. Avevano questa caratteristica di una musica dolcissima, dolcissima. Poi c'è chiaramente una canzone che era nel laureato, anche perché, fammi vedere che numero è, la numero 3 America di qua, ecco questa, una versione lunga che non c'è nel laureato perché c'erano dei pezzettini nel laureato di questa, che è dedicata poi alla signora del laureato, alla mamma di quella di cui lui si innamora, che se lo porta a letto, lui era Dustin Hoffman, e dopodiché lo dice tutto alla figlia, la figlia sta per sposare un altro, lui arriva nella chiesa, eccetera, però. E lei si chiama Mrs. Robinson. Ecco, questa è Mrs. Robinson, questa è Mrs. Robinson, ragazzi, di Simon e Garfunkel. E poi adesso vediamo un po' qui cosa succede. Allora, e poi ci sono arrivati altri dischi, però per oggi basta, perché ci occuperemo di altri dischi, perché magari farò altre dirette, perché sono arrivati i Blu Vertigo, Piero Pelù, Paolo Conte, hanno ristampato questo disco che io ce l'ho originale, un'altra occasione di un'altra diretta. Vediamo di rispondere un po' a delle cose. Sei un grande, vorrei poter trovare il modo di trasmetterti nel mio bar. Trasmettere nel mio bar è molto semplice, perché nel tuo bar è molto semplice, quando faccio il Barone Rosso, quando faccio queste cose, ti sintonizzi col web e lo trasmetti. Tornate lunedì a Barone Rosso, è mai intervistato Ian Anderson degli Yes, Covic, vabbè. Ian Anderson no, ho intervistato Rick Wakeman degli Yes, è venuto anche a casa mia. Quando caricate la Jimmy Hendrix Night? La Jimmy Hendrix Night la carichiamo sicuramente il 18 di settembre, anche perché è il 50° anniversario della scomparsa di Jimi Hendrix. Gli AI originali Simon & Garfunkel sono un passionale. Come mai non hai gli occhiali? Non è che non ho gli occhiali, io ho gli occhiali, che fra l'altro non so dove sono, ma c'è un problema, che gli occhiali che mi hanno fatto, perché come noto li ho persi a Terrasini, ho perso anche gli occhiali adesso, non vedono da vicino, perché ho, eccoli qua, io ho sempre gli occhiali e adesso io vedo benissimo tutto, però vedo lontano. Da vicino, avendo gli occhiali graduati, che non sono riuscito a farmeli in 2 ore, come mi hanno fatto da Ottica Carla a Cinisi, in realtà me l'hanno fatti al volo in 2 ore, perché ho perso i miei occhiali, e quindi da vicino c'è per leggere, quindi preferisco togliere gli occhiali. Allora, Fantastica America, bellissimi dischi, anche The Boxer si sente laureato. Steve Ray Vaughan non è mai interessato? No. Ami vinili, questo è un Needle Flash, esatto. Mrs. Robin spacca pure. Scarborough Fay, lo amavo la follia. Ne fece una versione italiana bellissima, Bobby Solo, bellissima, con alla chitarra Enrico Ciacci, che quando ha finito mi ha detto Bobby, ha detto avevamo fatto un capolavoro, questo è oro, perché è veramente bella. Allora, e ai nostri ragazzi tocca ascoltare Rovazzi, Blu Vertigo, splendida questa musica, i Toto, trasmette tante belle emozioni, anche bello vedere girare il tuo tecnico, emozionante, ok?
non sapevo, della tesi dei vinili con codice per scaricare, ma non fanno tutte le etichette? Sì, in Italia non hanno ancora capito, all'estero sì, nei dischi c'è, vedi. Vedi, We Are Vinyl, dove c'è sopra We Are Vinyl, vuol dire che sopra c'è per scaricare, vedi. Vediamo se c'è anche nei Toto, apriamo i Toto, vediamo, per vedere, non c'è scritto Vinyl Vinyl, però vediamo, magari c'è. Ma quasi tutti i dischi stranieri hanno la tesserina. Vediamo se questa ce l'ha. Eccola qua. Ecco la tesserina. Tutti i dischi hanno la tesserina, di modo che tu compri il vinile e ti scarichi gratuitamente i brani. Li puoi scaricare in formato MP3 o in formato WAV. Consiglio il formato WAV. Capito? Quindi, ma questi saranno dischi che ascolteremo poi. Poi, come fai a non farti bloccare la musica da Facebook? Non lo so se mi hanno bloccato, fammi dare un'occhiata se mi hanno bloccato, può anche darsi anche che mi abbiano bloccato, magari YouTube ha bloccato, non lo so, vediamo un po'. Provo a mettere dei pezzettini piccoli, vediamo se sono in diretta su Facebook, vediamo. Se metti pezzettini piccoli non succede niente, perlomeno la diretta. Sì, sono ancora in diretta. Credo che mi abbiano bloccato YouTube però. No, no, non è bloccato YouTube. Comunque vedete, ecco qui. Poi, come fai a non farti pagare la musica a Facebook? Non lo so, se metti i pezzettini piccoli non... Esatto. Allora, lo so che vado fuori tema, ma sai che hanno remixato e rimasterizzato il primo album dei Badfinger? Vabbè, che succede? Sì, sono in diretta. State mangiando? Arrivo subito, adesso spengo la diretta perché Ubi Maior Minor Cessat. Allora, Grande Red, che quando vi finisco mettiamo la versione di Scarborough Fest si chiamava Fiera del Perdono, esatto, i califici ci manca, ma all'inizio di Whisky di Mare Tessuto si guarda a ricocciarci, io non so, no, YouTube ci sono su YouTube, quindi perfetto, esatto, sei in diretta su Facebook. Hai Celebration Day? Sì, ce l'ho. Ha mai interessato Roberto Dera? No, bassi degli After Hours? No, non mi ha interessato. Ciao da Tokyo, scusa, approfitto per domandare, ma dei Cal? Sì, vabbè. Ho tutte le discografie dei Toti Minini, negli ultimi solo vinti in Italia e solo in digitale. Ok, ragazzi, è stato un flash in diretta per fare un unboxing di dischi. Vi saluto, ciao bambini, ci vediamo presto. Molto.